Salve a tutti ragazzi e bentornati oggi in questo mio nuovo video. Oggi ragazzi, chissà il perché, abbiamo trovato un mosasauro bloccato sulle rocce e stiamo cercando di prenderlo ragazzi. È enorme, brutto, cattivo. Prima non c'era, dopo è spuntato. Non sappiamo il perché, non sappiamo per come, magari l'ero cercato io. Però ragazzi, vi dico la verità, non c'era prima, ne siamo sicuri. È spuntato così dal nulla. Il nostro Iric mi sa che è crashato, sì, eccolo lì, che dorme. E intanto bello, gli tiriamo al mososauro le frecce. Cerchiamo di prenderlo in testa così da riuscire ad addormentarlo il più velocemente possibile. Non ci attacca stranamente, era bloccato con la testa dentro le rocce. Però attualmente si sembra sbloccato e sta là sopra. Noi cercheremo di tamarlo, vediamo come, se ci riusciamo più che altro, perché sembra duro di comprendonia. Il colmo sarebbe che tipo si bloccasse là e... con l'arco, con la balestra. Ma io c'ho l'arco, quello là nuovo, di solito in teoria fa di più. Lo sparo con la balestra. Sai com'è brutto l'arco. Però guarda, è enorme sta cosa ragazzi. No, dicevo, il colmo sarebbe che si bloccasse, lo tamiamo. Ma secondo me ce l'abbiamo in aggro, solo siamo sull'isolotto e non ci raggiunge secondo me. Ah, se la senti la musica, no? Siamo in attacco, siamo in aggro, no? No, io non la sento la musica, l'ho levata la musica. Ragazzi, eravamo venuti a pesca perché volevamo fare un video sulla pesca, cioè un altro video sulla pesca, perché praticamente la nostra barchetta si è trasformata. Abbiamo fatto una struttura, ci abbiamo messo la struttura in modo da poterci entrare dentro, guidarla, insomma, vedete come si fa, vedete così. E niente, volevamo fare un altro video sulla pesca perché ci eravamo divertiti l'ultimo video, vero Iric? Sì, è stato fantastico. Ormai è diventato una cosa di routine pescare, no? Baracca mobile. Sì, questo ormai sì, ormai. Se quello si libera da lì ci magna vivi sto mososauro. Uccelli senza. Sono uccelli per diabetici. Se questo gli gira e chiappa e se ne va? Come lo ricchiappiamo così? Qua? No, ma se abbiamo andato in agro. Ma in agro uno può anche scappare. È morto o dorme? Dorme. Dorme? E vai! Sembrava morto! Dobbiamo pescare adesso. Allora, un'altra cosa da fare, nel codice non ne abbiamo? Sì, nel T-Rex. Perché sembra che cali anche abbastanza velocemente, sai? Vai, prenditi qualcosa, Irici, prenditi Rex, buttati in acqua! Caricalo che sta venendo! Magna! No, cazzo! Sono un po' lungo. Ok, mangiatelo. C'è carne pregiata adesso? Non lo so. Sì. Cosa facciamo? Cuciniamola o la diamo così? No, gliela diamo così, mettila così. Iric, c'è l'uccellaccio del malagurio che mi spara. Che ci devo fare? Posso arrivare con Trex? No, rischio di beccare il mio. Ok. Fastidio sto pesce attaccato al. Che ci sta? Qualo. A che cosa sta attaccando lo squalo? A me. A distanza? O sotto al mososauro? Sta sotto al mososauro. Spostalo. Che li faccio? Lo attacco io. Ma sta attaccando il mososauro? Non lo so. No, non sta attaccando il mososauro. Dove sta lo squalo, scusa? In acqua. No, sta là sotto. E che faccio? Lascia lì? Vaci col... Scusami. Se c'ho la balestra, scusami, anch'io. Attirolo verso di te. No, tamiamo anche questo. Lo tamiamo? Non so, come vuoi. E se invece pensiamo solo al mososauro? Bene, pensiamo solo al mososauro.
Prendo un po' di ossigeno, ok. Peccato a... Oh, ci sta il sacchetto, ci sta, eh. Qui dove sto Devo io. prenderlo. Hai visto? Sullo Lo scoglio prendo. sta, dove sta il pesce. Sì. Ed eccoci qua tornati ragazzi con il nostro mosasauro che sta al 98,3%. Ragazzi, abbiamo passato un brutto quarto d'ora prima. C'è stato uno squalo che è arrivato. Non sapevamo, siamo andati veramente in pappa. Non sapevamo che cosa fare. E ragazzi, ve lo giuro, attimi di terrore. Attimi di terrore. E niente ragazzi, adesso finalmente proveremo il mosasauro che nonostante tutto abbiamo trovato a culo. A culo ragazzi, perché il mosasauro teoricamente dovrebbe trovarsi nelle profondità marine. Ecco ragazzi, l'abbiamo preso. Come lo chiamiamo? Sottomarino. Si muove troppo, mi devo vomitare. Sottomarino. Aspetta, porta l'altro, la navetta. Mi fai entrare? Tu, il tuo mososauro di merda, già lo odio. Spostati. Sei ingombrante. Ok. Facciamo una gara. Sai, vabbè. Ho detto minchia. Facciamo una gara. Il T-Rex lo lascia là, poveraccio. Porto la barca in casa, poi vengo a prendere TS. Il TS, sì, viene a prendere TS. Ho passato un brutto quarto d'ora anch'io, lo so. Troppe emozioni in una, mososauro. Lo stiamo perdendo. Aiuto. Attimi di terrore proprio. Vieni. Piazza. Non lo so, che cosa c'hai? C'hai muri? Muri, sì. Qua lasciala aperta che facciamo la porta. Basta. Sì. Salilo di nuovo. Più niente. No, non c'è più niente. Più niente. Ci stanno le pietre se puoi costruire. Di là. Vabbè, faccio io. Ce l'ho in legno, non ho sbloccato in pietra. Poi ti do le risorse. Aspetta. Butto le risorse per terra. Poi che cazzo ci vuole, non mi ricordo. La sedia la voglio piazzare io. Va bene? Devo guardare le risorse. raccogli che fanno via. Si muove troppo, mi sa, beh. No, non ci credo. Ok ragazzi, dite nei commenti secondo voi se questa struttura sul mososauro può fungere da sottomarino oppure no ragazzi, perché secondo me può fungere da sottomarino. Lui, il Rich, invece dice che non sarà così. Aspetta, mi siedo. Ci vediamo tra un po', eh. In bocca al lupo. Non vedo un cacchio, mi potevi fare una finestra? Siamo sott'acqua? Sì, siamo sott'acqua. Regge? Sì. Sì, regge, sai. Oh, aiuto! Aiutami! E che faccio? Porco Dio. Dai, ricarica, cazzo. No. Mi hanno immobilizzato anche a me. Morto. Porta le frecce normali. Arrivo! Corri! Che altro adesso? Dove minchia siamo andati noi? Mica lo so dove sei. Siamo poco fuori casa! Ma che cazzo, ci sta anche un coccodrillo, porco Giuda! Dai, ma anche coccodrillo, che palle!
che l'abbiamo persa. Destra e sinistra il coso. Iric, davanti alla torre siamo, Iric. Ok, arrivo subito. Lo vedo. Una l'ho uccisa. Mi ci vuole il mio però il coso, perché non posso sparare qua così. Ci vuole il mio... il mio arco, dov'è la mia roba? Sta dentro il coso. Dentro? Sta giù, mi sa, non lo so. Morto più o meno qua così. E non posso sparare. Però se riesco a portarlo via. Sta provando a seguirmi. No, ma sono un botto, non sono... No, due. Sono due adesso. Sono anche dall'altro lato. Ma se posso fare un attacco mio lì. Neanche posso fare molto. Sto cercando di difesa, è difesa, se dice l'ha fatta. Un altro brutto quarto d'ora, eh? Porca puttana! Però una buona notizia c'era, il coso reggeva, eh. No, Iric, non siamo andati sott'attacco, porco dio. No, dai, non dirmi così, non mi smontare così. Già. No, più che altro io ho perso tutta la mia roba. E va bene ragazzi, col nostro mososauro finisce qui. Vi raccomando, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi, commentate ragazzi e tanti bei pollici in su. Da Demofrak e Iric, ciao!